questi dati che leggo rispondono a verità, con un buco di 25 milioni ereditato dalle scorse gestioni, si prepara la liquidazione della fondazione che già oggi si trova a far fronte alle class action e ai decreti ingiuntivi di artisti e fornitori mai pagati. Allora non posso far altro che nascondermi nei sogni, come tutte le volte che acquisto un tagliando del Superenalotto e mi immagino una babbo per pochi giorni. Se il teatro lirico fosse mio, è il mio banale sogno ricorrente, tipicamente italiano di questi tempi. Se fossi l'allenatore della nazionale, se fossi il presidente del Cagliari, se fossi il presidente della regione, se fossi il presidente del consiglio, eccetera, eccetera. E così mi è capitato di sognarmi proprietario assoluto del teatro lirico di Cagliari in grande difficoltà. Ho sognato di mettere tutti a parte dei soldi a disposizione e delle difficoltà amministrative e organizzative. Ho sognato di dimezzare gli stipendi dei dirigenti e di chiedere a tutti i reparti artistici e tecnici il loro imprescindibile aiuto per un piano di 3 anni di sacrifici economici e organizzativi, possibili solo se condivisi appieno.